Siamo in Colombia. Questo è il Rio Magdalena, un fiume di più di 1.000 chilometri che parte dalla Huila, quasi all'equatore, e arriva nel Mar dei Caraibi. La Huila è la zona che stiamo attraversando, una zona che produce dei caffè stupendi in Colombia, una zona con una vegetazione incredibile, con fiori che noi in Europa non abbiamo mai visto. Una zona veramente magnifica. Entriamo nella zona di produzione del caffè. Questi sono piccoli chicchi di caffè che stanno germinando e che come soldatini hanno fatto le loro prime radici, gettato le prime foglie, e stanno per diventare delle piante di caffè. Questo è il metodo usato in tutti i paesi produttori per fare le piante che poi andranno nelle piantagioni e produrranno il caffè che noi beviamo. Osservate le dimensioni dell'apparato radicale di una pianta così giovane. Entonces estaríamos diciendo cuatro. Togliendo la quarta foglia, costringono l'alberello a svilupparsi con due rami per il resto della sua vita. Ecco altre piantagioni con i fiori, come al solito, con le bacche rosse di caffè, le ciliegie. Caffè maturo e immaturo, in parte caffè che si andrà già a cogliere, in parte caffè che deve attendere. E questi sono i germogli dei fiori, che fra poco si schiuderanno. Guardate quanto è bello il fiore del caffè, ha una durata brevissima. Questi fiori sono già sfioriti, si vede come si staccano. Hanno una durata brevissima, 1, 2, massimo 3 giorni. E qui si vede molto bene come i germogli convivono con i fiori, in questo momento fiori ancora da impollinare, infatti gli insetti li stanno lavorando. E questo è il frutto del caffè ancora immaturo, ancora nello stadio verde. E qui vedete le diverse tipologie di maturazione, perché le fioriture sono in diversi momenti e quindi anche la maturazione segue un ciclo di circa 90 giorni, ovviamente non riesce ad essere contemporanea. Questo costringe i raccoglitori a fare questo sistema di raccolta che si chiama picking, che noi vediamo fare da questo signore, il quale raccoglierà solamente le bacche rosse, lasciando le bacche verdi, come si vede molto bene, sulla pianta. Questo è un lavoro molto lento di raccolta e che può essere fatto solamente a mano. È per questo che non è possibile introdurre una macchina per la raccolta del caffè in questi paesi, oltre alle condizioni del terreno, che vedrete più avanti, sono assolutamente impossibili da percorrere con macchine. Che profumo! Il caffè in ciliegia ha un profumo speciale che riconosco dopo 20 anni. Incredibile! Questa è una ciliegia di caffè. Tolgo la polpa e vi faccio vedere la polpa da un lato e i due semi di caffè che stanno all'interno. Tramite la depolpatrice da prima e la demucillaginatrice, che è questa che vedete in questo momento, il caffè viene liberato
prima dalla polpa e poi da questa mucillagine che copre il chicco. Qui vediamo il resto della polpa che viene accatastato e poi il caffè verrà fuori da queste macchine e verrà messo, bagnato sul patio per essere asciugato. Qui vediamo questi chicchi di caffè che sono in pergamino. Il pergamino è una struttura che sta all'esterno del chicco e che andrà tolta. E ancora la polpa che viene accatastata per poi essere riutilizzata come fertilizzante nelle piantagioni di caffè. Qui vediamo del caffè che è stato depolpato probabilmente ieri, che sta qui ad essiccare, e questo processo di essiccamento durerà alcuni giorni per arrivare ad un'umidità residuale del 10-12%, che è l'umidità che accettano nel centro di raccolta, nel centro di acquisto del caffè qui in Colombia, prima di essere trattato, ovvero prima di fare il processo di allontanamento del pergamino, che è questa particella, questa pelle esterna del caffè che qui vediamo, che si può togliere chiaramente anche a mano, ma è chiaro che è un lavoro lunghissimo, e questo pergamino va poi tolto. Fra un paio di giorni potrà essere consegnato al beneficiamento, che è la centrale dove il caffè viene lavorato e dove viene tolto il pergamino, come abbiamo visto. Una volta messo nei sacchi, il caffè finalmente viene portato al beneficio. In Colombia portano il caffè quasi tutti i giorni. I sacchi vengono scaricati ed immediatamente analizzati. C'è tutta questa gente che porta il caffè, lo analizza, lo pesa. Arrivano con tutti i mezzi possibili e immaginabili, con le jeep, con i pullman, con il cavallo. Questo sta portando due sacchi di caffè. Anche questa signora porta uno o due sacchi di caffè. È molto pittoresco. Molti di questi luoghi sono anche raggiungibili soltanto con il cavallo. Altro caffè che arriva al beneficio, e qui la coda dei produttori che consegna a questo signore i suoi sacchi. Lui prende una piccola quantità di caffè e lo analizza immediatamente, ed è la prima cosa che fa: controlla come è lo stato del caffè, se l'umidità è corretta, se ci sono dei difetti, e quando il caffè è buono dà un foglio a questi signori che vanno immediatamente a incassare moneta sonante. Ora il caffè che è stato raccolto arriva al magazzino di lavorazione. In questi magazzini il primo lavoro che viene fatto è quello di togliere il pergamino. Ci sono delle macchine, delle decorticatrici, che spezzano il pergamino e lo fanno cadere in questa mistura fra pergamino in polvere e grani di caffè. Poi un soffio d'aria manderà il pergamino in alto e farà in modo che i chicchi si separino belli puliti. La fase immediatamente successiva è quella della definizione delle dimensioni. Queste macchine separano il caffè per la sua dimensione, i chicchi più grandi da una parte e i più piccoli, man mano che si rimpiccioliscono, nelle loro classificazioni. Entriamo in sala
Selezionatura, selezionatura elettronica. Queste macchine controllano chicco per chicco con una velocità incredibile. Misurano la riflettanza, ovvero il colore del chicco, e se il colore non corrisponde lo sputano fuori. Sono delle macchine elettroniche che fanno migliaia e migliaia di chicchi al secondo. E qui vediamo come la macchina misura gli scarti. Una volta decorticato e catalogato il caffè, passa al laboratorio. Il laboratorio viene tostato e viene assaggiato. Questi signori hanno un'esperienza incredibile. Ah, ecco il nostro amico Ivan. È un agronomo che aiuta i caffecoltori e assaggia anche il caffè. Gli assaggi vengono fatti lotto per lotto in modo da poter determinare esattamente la qualità del caffè e decidere quale può essere il mercato che lo assorbirà. Alla fine di tutto questo, il caffè in sacchi, dopo aver avuto la sua definitiva classificazione, parte con il camion per il porto. Finalmente arriviamo in porto, il porto di Cartagena, una città magnifica sui Caraibi. Nos encontramos en el puerto de Cartagena. Mi nombre es Jorge Javier Sánchez Borges. Soy el director de la oficina de la Federación Nacional de Cafeteros en Cartagena. Tenemos una operación que le llamamos el cross docking. Il direttore del porto di Cartagena ci spiega come funziona l'operazione. Qui il sacco viene tolto dal camion e messo direttamente dentro al container che partirà per il paese che lo ha acquistato. Contemporaneamente, e lo vedete in questo istante, vengono presi i campioni di ogni sacco. Sacco per sacco, ogni lotto viene controllato in questo laboratorio in modo da avere la certezza che la descrizione che arriva dal magazzino da cui il caffè era partito corrisponda esattamente con il lotto. Mette il caffè alla bodega e queda in stand-by hasta tanto se determine si è esatto o no. Por ningún motivo, ninguna pepa de café, ni de Federación de Cafeteros, ni de ningún exportador privado, sale sin el concepto de calidad. Hacemos el concepto de calidad al 100% de todo el café que se va a exportar por cada uno. I controlli sono estremamente rigidi e la dimostrazione sono questi lotti di caffè rechazado, che vuol dire rifiutato. Questi sono container che sono stati svuotati e che andranno riqualificati e riclassificati. Este cumpla con las normas o las exigencias o las compras que hizo el comprador en el exterior. Nosotros como federación al comprador le garantizamos la calidad del café, le garantizamos el peso. Esas son las funciones específicas que cumplimos en los puertos colombianos como Federación de Cafeteros y de igual manera lo hacemos para el café de Federación. Mientras vengono fatti i controlli, il container viene caricato. La prima operazione è ovviamente pesarlo in modo da avere la certezza che corrispondano le quantità che vengono poi spedite, e subito dopo la pesa il caffè passa dentro al container. L'operazione viene fatta simultaneamente, cioè mentre il caffè scende dal camion viene pesato e caricato nel container, le campionature vengono portate al laboratorio. Il laboratorio prende il caffè e lo analizza. Dapprima lo omogenizza in modo da mescolare perfettamente il contenuto di tutti i sacchi in un unico campione e poi analizza questo campione. Le analisi sono di diverso tipo: la granulometria, ovvero se le dimensioni dei chicchi corrispondono a quel setaccio, a quella dimensione che era stata segnalata nel lotto, e successivamente viene analizzata anche l'umidità con questo igrometro. Poi
viene tostato e il caffè tostato viene a sua volta successivamente assaggiato da dei degustatori professionisti. Di conseguenza, mentre questo lavoro viene fatto, è molto probabile che il container sia stato completamente riempito, ma non è ancora salito sulla nave. Per cui, se ci sono dei problemi che sorgono alla fine di questa serie di analisi molto specifiche e molto attente, ecco il degustatore, se alla fine di tutte queste analisi dovesse risultare che quel container non corrisponde alla descrizione, alla sua classificazione, quel container verrà bloccato, verrà scaricato, verrà rimesso nel magazzino per poi essere riqualificato e riclassificato, logicamente scendendo di livello rispetto alla classificazione che aveva originariamente. Questo è un sistema molto efficiente e molto molto rapido. Evidentemente se lo possono permettere perché il numero di scarti è estremamente basso, e quindi questo è più che altro un controllo finale. Ecco la posizione dei sigilli su di un container che sta per partire, che sta per essere caricato sulla nave e che partirà per il paese che lo ha acquistato.